quali sono i temi prioritari che la decima legislatura dovrà affrontare in Consiglio regionale? Ma non sta sicuramente a me dare delle priorità o delle direttive, anche perché non mi sono ricandidato alle elezioni, sono presidente uscente dell'Assemblea e quindi credo che il mio successore, che sarà eletto dal Consiglio quando si insedierà fra qualche settimana, saprà insieme al Presidente della Giunta e al nuovo Consiglio sicuramente individuarli. Colgo l'occasione per salutare tutti i giornalisti, gli organi di informazione per l'attenzione che stanno dando queste elezioni regionali, che è un momento importante, un momento di democrazia. Se posso ritornare alla domanda, non sta a me, però ecco, credo che uno degli elementi che mi sento di consigliare alla nuova Assemblea sarà quello di affrontare da subito, ad esempio, il tema della legge elettorale, una legge elettorale che non abbiamo potuto cambiare, una legge regionale elettorale che ha dei limiti. Non è prevista la doppia preferenza di genere, quindi per favorire la presenza di entrambi i generi nell'Assemblea. C'è una circoscrizione, quella del Verbano Cusio-Ossola, che ha un quorum del 50% e da un unico potenziale rappresentante, probabilmente oggi non eleggerà nessuno perché è difficile arrivare al 50%. E quindi questo è un tema che mi sento di suggerire, così come anche un aggiustamento del regolamento per poter dare una maggiore, come dire, incisività, ma al tempo stesso garantire il ruolo dell'Assemblea nei lavori del Consiglio e nella procedura, ad esempio, per le nuove leggi. Dei passi avanti sono già stati fatti la scorsa legislatura grazie al regolamento cambiato durante l'ottava, ma credo che qualche cosina si possa fare. Ecco, il consiglio, chiudo, è quello che se si vuole affrontare questi temi bisogna farlo subito, perché il tempo è tiranno, gioca contro, più ci si avvicina, il tempo passa in fretta alla metà o addirittura alla seconda metà della legislatura, più diventano difficili. Quindi già da oggi a urne ancora sostanzialmente chiuse, migliori auguri ai nuovi presidenti e alla nuova legislatura.